Quindi 83 ciliegie, 83 gli diamo, 70 ciliegie, 70 gli diamo, non sprechiamo stili intesi al buon modesto. 4-1-2-1-2 Obrun, LQ4-2-2, io impazzito. Abbiamo anche dei pacchi. Tu tutto sto tempo, cas... presentati, Polita, su. Mi sono distratto. A dove sta? No, io no, non mi dire che sta carta non si presenta. Male, male. Non vediamo che stile c'ha, che scarpe ha, se ha accessori. Polita. Male. A dove sta Politano? Ma non ha toccato una palla. Attenzione, Politano, eccolo qui, scarpa bella clean. Eccolo qui, Politano, molto molto agile nello stretto, mi devo ricordare che è mancino questo. Ok, è agile però mi sa che non ha quel controllo palla che piace a me, fammi vedere. Sprint boost, parte come un razzo. Ma è mancino. Grande su che sì, bravo. Sì, effettivamente va usato esterno e basta perché fa una gran fatica per vie centrali. Sprint boost. Ok, nello stretto ci siamo. Ha tirato meglio con destre che con sinistre fino a mo', semplicemente dipende da tutte queste condizioni. Comunque, come vedete, messo sulla fascia, questo Politano worka perché ha un discreto allungo non buono, non buono, discreto. Aspetta. Ok, bello tiro a giro. Il tiro a giro c'è qua appositamente. Ho tirato un po' da più lontano il tiro a giro per vedere se effettivamente c'era e devo dire che merita. Penso che dopo vendo agli Ashin. Bello, grande sprint boost qui. A incrociare non segna, non riesco a capire perché, non lo riesco a far segnare a incrociare. O lo si prova a COC, perché COC sai, tiro a giro. Poi al limite dopo mettiamo Politano in fascia, sprint boost, trasto destro. Cioè, come vedete, la finalizzazione, a meno che non tira col tiro a giro, è un po' meh. Cioè, quando si tira in crociata col destro, col sinistro, non la butta dentro. Aspetta. Ok, qua ha calciato bene. Vada Politano. Perché ti rigo... Minchia, il tiro in croce è veramente fraceto. Non gli ha fa. Ma quanto ha di potenza tiro? Perché non segna? Allora, dimmi sto Politano come si comporta. Sprint boost! Sì, Nasini, io tengo a fascia più il suo habitat. Vir, vir come. Worka. Quello è il suo ruolo. Perché? Se tu gli dai modo di andare via in accelerazione e tutto qua, tenne una bella corsa, poi nello stretto se la cava bene. Se tu un player del genere lo metti attaccante, fa una fatica incredibile. Botto, un botto. Eeeh, buttaglielo fuori, che c'ha, ma fa male qua. Buttaglielo fuori. Ma fa che è coreana, Kill. È coreana l'arbitre. Fattevele in faccia, merdaiuolo. Politano, ta sient? Vabbè, 85. Dice mister, ci penso io. E la butta dentro. Bravo. Vai, ti. Maranno che bello timed, mamma mia, ma che tengo in dasta, ma... Ma voi pensate che sia semplice per delle dita di 34, di 19 anni fare una cosa del genere? Che timing!
Pure sto freddo, guarda, bel giocatorino come se butta anticipà, bello aggressivo. Guardate come, quanti anticipi fa quel Fred. Mamma fa pareggia a Kistia. Bravo Fred, grande intervento di Fred qui. Questo sprint busta come un dannato stu Fred. Molto tecnico. Niente, appena provi. Bravissimo Fred, come va a chiudere bene. Cioè questo fa cose a caso. Bravissimo, come si attacca bene all'uomo sto Fred. Ma molto, molto agile stu Fred, quando c'è da tenere palla e tanta roba, poi guardate come si sprint boost, cioè stiamo testando grandi sorprese, grandi delusioni. Che bello Fred, bravo! Bella bello zio. Fred sempre in posizione, oh, sempre. Recap. Di questi due campioncini che abbiamo provato, niente poco di meno che sull'account del modesto Tony fucking Modestino, i ricottari. Quindi Politano e SBSia. Premetto che non voglio in alcun modo, come vi ho detto anche in chat, potrei stare qui a fare il festival dell'ovvietà. Dirvi che è veloce, che linka per una serie A, è economico, bei passaggi, bella carta, costa poco, sbloccatevelo. Me ne lavo le mani, tanto sono tutti tifosi napoletani, il 70% di quelli che mi seguono li faccio contenti. No, io vi dico come l'ho vista sta carta, poi sta a voi, non vi dovete triggerare. Dunque, l'ho provata a TT perché lo volevo mettere alla prova col tiro e tutto quanto. E ATT soffre un botto. Non è il suo ruolo, però ve lo devo dire perché magari c'è chi lo vuole sbloccare per fare ATT. Perché non riuscendo minimamente a proteggere palla, quando voi lo mettete davanti, che c'ha già i difensori alle spalle, non si riesce a girare. Sai, con 5 stelle skill, magari in un reverse elastico, ti giri e vai via. Questo qui appena tocca palla vi affianca il Koulibaly Gomez della situazione, va tra passe e blevo pallone. In più non è che dici ha quella fisicità stile Fekir, no? Fekir sta piantato a terra, è fisico, quindi riesce ad aggirare il difensore. Questo va messo esterno o al limite COC. COC perché è molto agile, 92 di agilità, 90 di equilibrio. E ha un tiro a giro di Cristo. Tutti i tiri a giro che ha fatto quasi li ha buttati dentro, come vedete c'ha pure il tratto. Quindi molto agile con un gran tiro di precisione. Meno buono nei tiri ad incrociare. I tiri ad incrociare spesso escono quei tiri mezzi svirgolati, triggeranti che il portiere para easy. Ciò non toglie che sia una buona carta che per me chi ha una Serie A deve sbloccare sia come super sub che come esterno perché è meglio di Chiesa base nel complesso, è molto simile a Chiesa anche se Chiesa regge molto di più fisicamente che c'ha tipo un più 30 di forza e poi Chiesa dà pure una mano a centrocampo che c'ha delle stats difensive ambigue. Questo però è il miglior ruolo, è l'esterno. Se lo mettete esterno c'ha un buon sprint boost, allunga bene, arrivati in fondo, si gira, si rigira. La mettete al centro perché ha degli ottimi passaggi, sempre in maniera molto precisa. Per me questo è quello che deve fare. Il suo compito è la fascia. O come super sub oppure come titolare. Non costa niente. Quindi come voto nel complesso gli do un 7,5. Non gli do di più perché comunque, ribadisco, c'ha qualche limite sia con la finalizzazione sia con la fisicità, eccetera, eccetera. Quindi 7,5 come rapporto qualità-prezzo è onesto. Fred, giocatore molto valido. Veramente notevole il fatto che sia ovunque in mezzo al campo.
Va bene, c'ha 90 di intercettazioni, però con 80 di lettura difensiva io non mi aspettavo un tale rendimento. Probabilmente quel 99 di aggressività combinato ai work rate alto-alto fa sì che questo giocatore sia onnipresente in mezzo al campo. In più, questo qui è 4-4, ma quando vi sprint boostate, questo piglia una bella velocità e non è manco un attaccante. Quindi, molto rapido, agilissimo, a differenza di Bernardo Silva, chi se vi girate sul posto mille volte su voi stessi, sarà che ha più reattività, più non lo so, anche avendo meno controllo palla. Quindi è un immaginatevi un Kanté, ok? 4-4, molto tecnico, con un body type più snello però, non così forte difensivamente, però molto più versatile perché c'ha i passaggi top. Si può ripartire portando palla, eccetera, eccetera. Intercetta tantissimo, e fa un botto di interventi automatici. Vale quei crediti. Diciamo che se Kanté vale 5,50, questo ci sta 300k, 350k, perché ve l'ho detto, non difende così strabene, però è più versatile. Mi è piaciuto molto, è veramente onnipresente in game, ve lo consiglio con un'ombretta matta come stile intesa e come voto gli do un 8 perché merita. È un bello giocatore. Difetto, non da poco, essendo così piccolo, avendo così poca forza, dovete cercare sempre di andare a affrontare l'avversario frontalmente oppure massimo di lato ma avanti barra lato, mai da dietro, perché da dietro quando va affiancate e spammate il contrasto, il tasto per strattonare, gli fate il solletico, quindi occhio. Però si può facilmente risolvere sta cosa perché essendo così agile, così reattivo, girate rapidamente attorno all'avversario e gli levate palla. Quindi notevole, voto 8. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti quali sono i prossimi giocatori di cui volete vedere una review. Giocatori però, per favore, usciti da poco, non mi tirate giocatori usciti 2 mesi fa perché quelli hanno perso di interesse la gente. E niente, alla prossima.